L'assessore Armao della Regione Siciliana oggi è protagonista di un dibattito su una nuova visione dell'Unità d'Italia. Diciamo che abbiamo come Regione promosso le celebrazioni del 150enario dell'Unità d'Italia nella prospettiva culturale, prevalentemente culturale, di una rilettura di questo importante processo. Quella unità oggi va riletta nel prisma dell'autonomia, delle diverse autonomie regionali e pertanto è agli effetti dell'unità che bisogna guardare, che sono stati effetti di asimmetria tra il nord e il sud, e bisogna guardare a come attraverso l'autonomia, attraverso una nuova statualità si può recuperare il terreno perduto dall'unità d'Italia oggi. Il divario che c'è tra nord e sud è un divario grave, è un divario che non può essere superato attraverso l'abbandono che talune forze politiche postulano da parte del nord nei confronti del sud, ma perché questo renderebbe risibile la presenza nello scenario economico globalizzato di aree ancorché forti ma poco popolate rispetto alle dimensioni dei grandi competitori mondiali. La sfida l'Italia la vince tutta insieme aggregandosi nell'Europa, partecipando a un'Europa più forte, ma superando le dicotomie interne al paese, e questa è la sfida che dobbiamo accogliere tutti, il nord stimolando la crescita del sud e pretendendo efficienza e capacità amministrativa, il sud a sua volta recuperando una governabilità e una credibilità che spesso le pratiche politiche hanno lasciato trascurata. Ci vuole un federalismo equo e solidale, quello che sta partendo desta notevoli perplessità perché viene vissuto da taluni propugnatori come una sorta di abbandono delle aree del Mezzogiorno. Il Mezzogiorno che per crescere deve avere risorse, è giusto che si pretenda un'efficienza, una capacità amministrativa che purtroppo il Mezzogiorno per lungo tempo non ha avuto, ma questo non si può conseguire soltanto diminuendo le risorse. È chiaro che allocare la fiscalità a livello regionale è importante perché consente al cittadino di controllare meglio il proprio amministratore, ma la riduzione drastica delle risorse può portare a effetti devastanti nel rapporto tra sud e nord, e non è questa la via da seguire.